Ora si reg registrerà la conferenza. la registrazione della conferenza e quindi passerei la parola all'assessore Cucci, assessore delle politiche europee e attività produttive del Comune di Pordenone. Prego, dottoressa. Grazie, grazie, buonasera a tutti e a tutte, ai relatori, E deve aver chiuso il microfono, dovrebbe riattivarlo. Ecco, sì, perfetto. Allora, riparto con i saluti a tutti e a tutte, ai relatori, a chi ci segue, sul web. Questa seconda edizione di PMI Smart Desk, la serie di incontri in programma, vuole rappresentare una serie di momenti di approfondimento e confronto sul tema delle pubbliche e delle piccole e medie imprese e innovazione, con la volontà, l'intento di andare oltre la crisi in atto, quindi di rilanciare le piccole e medie imprese in prospettiva futura. Come mai in questo momento, come non mai, anche a causa della crisi Covid, questo rappresenta una significativa quanto necessaria mutazione tra obsolete logiche di mercato e di produzione e un orizzonte futuro lungimirante fatto di innovazione e tecnologia, ma soprattutto di un diverso modo di intendere e di vedere il futuro produttivo e lavorativo in genere. Storicamente, come la letteratura ci dice, infatti anche, le occasioni nascono dalle crisi e proprio su questo noi vogliamo focalizzarci. Gli strumenti e le occasioni per ripartire sono il nostro focus, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'intera vita sociale. Oggi, infatti, grazie ai governi, all'Unione Europea, alle regioni, vi sono in campo strumenti come non mai efficaci. Pensiamo ad esempio al PNRR, Next Generation EU, pensiamo ai fondi comunitari della nuova programmazione 21-27, al piano di transizione 4.0. E come non mai, tra l'altro, gli attori, sul territorio sono pronti a lavorare in maniera sinergica e proattiva con un unico obiettivo comune: far ripartire in forma nuova l'economia del nostro territorio. Ovviamente ciò che ci preme, ciò che voglio anch'io sottolineare è che il cambio di paradigma che sottende a tutti gli incontri che abbiamo inserito in programma è e sarà necessario per sopravvivere nel nuovo mondo industriale, economico e produttivo. Non mi allungo, lascio ovviamente agli ospiti e ai relatori di assoluta eccellenza l'approfondimento delle tematiche a partire da questo primo interessante incontro sul tema cambiamento e ripresa. Quindi buon lavoro, alla parola ai relatori. Bene, grazie Assessore. Passerei quindi la parola al primo relatore, al dottor Silvano Pascolo, Camera di Commercio Udine Pordenone, amministratore unico dell'azienda speciale Concentro. Prego. A tutti, innanzitutto mi scuso, ma mi era stato chiesto di portare un indirizzo di saluto della Camera di Commercio, quindi non potrò fare una relazione completa, certamente, sul tema, peraltro interessantissimo, il cambiamento e la ripresa, spunti per ripartire, credo ce ne sia per riempire una settimana di dibattiti. È cambiato il mondo. È vero che le occasioni nascono dalle crisi, come ha detto l'assessore Cucci, è altrettanto vero che se le crisi sono troppo importanti, uccidono anche le occasioni. Dalla lezione che abbiamo appreso l'ultimo anno poco più, di questa crisi enorme dal punto di vista sanitario, ma anche economico, sociale, in una crisi a 360 gradi, per uscirne, per poter affrontare il dopo crisi, dobbiamo ripensare a molti modelli.
molti di questi modelli stanno in capo alla pubblica amministrazione, non già per i servizi che può rendere, ma per come può renderli, per come può facilitare il lavoro delle imprese. Le imprese rinasceranno, diciamo, lo Stato ha messo in campo in quest'anno di crisi molti strumenti di garanzia per le imprese, dalla cassa integrazione alla garanzia sui mutui, alla sospensione dei mutui, delle cartelle esattoriali e quant'altro. Quindi ha consentito alle imprese, in gran parte, di traguardare oltre l'ostacolo. Però c'è un periodo lungo di ripresa adesso che bisogna affrontare. Le imprese devono affrontare un mercato che riprende a singhiozzo, non tutte le lavorazioni, tutte le imprese possono riprendere a lavorare, e non solo per problemi specifici, ma anche perché semplicemente non si riattiva una filiera, manca la materia prima. I costi dei prodotti e delle materie prime sono saliti enormemente in tutti i settori, anche in quei settori che hanno continuato a lavorare normalmente. Dicevano il collega della Coldiretti, che anche nel loro settore i costi delle materie prime sono aumentati di moltissimo. Non parlo per la manifattura, dove i metalli come il rame, zinco, ferro, sono saliti enormemente di costo. A questo si aggiungono gli altri aumenti nel settore delle costruzioni, dovute anche ad altri fattori, come quello positivo, devo dire, dei super bonus e dei bonus. Hanno rilanciato l'attività delle imprese edili. Nel contempo, però, la richiesta è aumentata in maniera decisamente significativa di materiali per le costruzioni, hanno comportato automaticamente una legge del mercato che non cambieremo noi, hanno fatto sì che i costi, i prezzi aumentassero notevolmente. Quindi uno scenario molto complesso. Cesseranno le forme, ne sta parlando il governo, degli interventi di cassa integrazione, ci saranno gli aiuti, le garanzie fornite alle imprese, alle banche per finanziare le imprese. Sappiamo che i mutui sono in gran parte oggi controgarantiti dal Fondo Centrale di Garanzia o da strumenti analoghi, o dai confidi che attingono ad altre forme di garanzia. Anche questo però ha una durata ben definita nel tempo. Si potrà prorogare, ma ci troveremo ad avere una ripartenza che dovrà fare i conti anche con questo. Quindi è una situazione molto complessa. Torno a dire, dovrà essere affrontata, e spero molto che il governo che abbiamo, il governo Draghi, attento e con una profonda conoscenza di queste problematiche, trovi un terreno fertile nella politica per far sì che si possano mettere in campo tutte quelle iniziative che devono, prima di tutto, far sopravvivere le imprese anche al post-Covid, e poi aiutarne il rilancio. Torno a dire, è una grande occasione per rivedere la pubblica amministrazione. Usando un termine forte, poi sono presidente di un'associazione di artigiani, di Confartigianato Imprese, e non riferisco quello che pensano gli artigiani ogni volta che devono dedicare delle ore giornaliere di lavoro che fanno, e sono ben più di 8, vi assicuro, ma devono dedicarne diverse agli adempimenti burocratici, alle volte i più astrusi. Potremmo farne una lista lunghissima. È un'occasione e un impegno per la pubblica amministrazione, dal capo all'ultimo degli addetti, per ripensarsi, per agire diversamente, per far sì che ci siano
tutte le condizioni per non far sentire come un ulteriore balzello, un'ulteriore oppressione da parte delle imprese. Non devono vedere la pubblica amministrazione appunto come un peso, come una cosa inutile che non capiscono. La burocrazia, la sana burocrazia, la buona amministrazione pubblica servono alle imprese, servono al paese, ma devono essere buone, se no un po' come il colesterolo. C'è anche quello cattivo, quello che dilunga, che appesantisce il lavoro delle imprese. Non parlo solo delle imprese manifatturiere, ovviamente, in questo caso, ma coinvolgono tutto il mondo delle imprese. Ho il piacere, lo dicevo in premessa, di portare il saluto del dottor Giovanni da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, che è impossibilitato a partecipare oggi, ma che segue con molta attenzione questi lavori. Grazie. Grazie a lei, dottor Pascolo. Passerei quindi, se non ci sono domande, che possono essere fatte sia in corso di intervento che sulla chat, direi di passare al successivo relatore, il dottor Stefano Puissa della società TEB Associati. Prego. Grazie, grazie a tutti, buonasera. Mi riconosco molto in quanto è stato detto finora. Ho condiviso lo schermo con delle slide dove andremo a ripercorrere un po' quanto è successo nel 2020 in maniera molto breve, ma soprattutto andremo a vedere alcune proiezioni sul 2021 per capire cosa sta succedendo, ma soprattutto quali saranno gli strumenti per cercare di adattarsi a questo mondo che è cambiato in maniera radicale e probabilmente continuerà ad evolvere anche nel prossimo futuro. Ho preso degli spunti direttamente da alcuni studi nell'ambito del 2020 per vedere cosa è successo. L'industria manifatturiera chiude il 2020 con un calo tendenziale del 10,2%, pari a 132 miliardi di euro. Punto minimo ce l'abbiamo avuto in primavera, però da agosto a dicembre il fatturato si è riposizionato a livelli pre-Covid, meno 0,4%. La crisi, del 2009 ci aveva portato a un meno 18,8%, sempre sullo stesso campione dell'industria puramente manifatturiera. La produzione industriale complessiva, quindi manifatturiera, ma anche gli altri settori, in calo in tutta Europa, meno 13% in Italia e Francia, meno 10,8% in Germania, meno 10,5% in Spagna. La cosa interessante, diciamo da un punto di vista strettamente analitico, è che i paesi in lockdown forte, quindi quelli che hanno applicato delle misure restrittive molto stringenti, hanno perso, come Italia, Francia e Spagna, hanno perso molto nel periodo del lockdown, ma recuperano su quelli che hanno optato per un lockdown più leggero nei mesi successivi, come ad esempio il caso della Germania. Con il peggioramento della curva dei contagi, ad autunno la curva produttiva non reagisce significativamente, cioè non ci sono stati i crolli che abbiamo visto nella prima situazione. L'incertezza però indebolisce la domanda, quindi questo aspetto legato alla pandemia comunque non fa reagire la parte più della curva produttiva, ma in qualche modo i consumi tendono a essere influenzati dalla mancanza di una prospettiva, diciamo così, ben definita. Tengono l'alimentare, il farmaceutico, recuperano meglio del previsto gli elettrodomestici e i mobili. Nel secondo semestre riprendono in maniera considerevole. Chiedo scusa un attimino solo. Ripresa del settore edile, della filiera dei metalli, molto chiaramente grazie anche a tutti gli incentivi che sono stati messi in campo e già se ne aveva qualche sentore alla fine del 2020. Più lenta la risalita di tutto quello che è l'automotive e della meccanica beni strumentali.
Stiamo parlando sempre di fine 2020. Un gap pesantissimo invece per il settore della moda, per il commercio al dettaglio e ovviamente per il turismo e tutto quanto ad essi collegati. In difficoltà i settori caratterizzati verso le esportazioni, tipico il settore della cosmesi, dei cosmetici. Non tutti i settori quindi hanno reagito allo stesso modo già nel 2020 e qua mi ritrovo con quanto è stato detto. Le situazioni, noi che abbiamo a che fare con aziende di molti settori, sono molto variegate. Passiamo velocemente a un commento nell'ambito del commercio al dettaglio. Vedete che nel complesso del 2020 le vendite al dettaglio sono state fortemente influenzate dall'emergenza sanitaria, ovviamente. Abbiamo avuto una flessione del 5,4% con una forte eterogeneità dei risultati sia per settore merceologico sia per forma distributiva. Quindi, in qualche modo, il primo aspetto che dobbiamo considerare è proprio questa eterogeneità che fa sì che ci siano situazioni casistiche particolari delineate sia per settore merceologico sia per forma distributiva. Il comparto non alimentare ha subito una pesantissima caduta, mentre il settore alimentare si posiziona ancora con un segnale positivo. Queste sono cose che sappiamo tutti noi ormai e l'andamento registrato dall'Istat per il commercio al dettaglio nel 2020. Per quello che riguarda invece, come si diceva prima, gli andamenti settoriali, guardate il fatturato dell'industria, questa è la curva dei fatturati industriali su base 100, quindi sempre elaborati dall'Istat in maniera, diciamo, per metterla in maniera facile, equiparabile, comparabile nei vari anni. Qua ad aprile del 2020 vedete il crollo del fatturato dell'industria. Vedete che siamo scesi sotto i punti più bassi del cicli di economia che di solito cadevano nel periodo estivo. Il periodo estivo, anche nel 2020, registra una flessione per poi ripartire. Quello che stanno dicendo adesso gli analisti per quello che riguarda l'industria è proprio, vedono come ci sia stata questa forte incidenza nel 2020, ma poi le curve stanno riprendendo i trend che hanno sempre avuto, perlomeno con la forma e con le tendenze che avevano già avuto in passato. È un po' strano a dirsi, però questo diciamo che è un segnale positivo, nel senso che perlomeno ci siamo riportati subito in maniera abbastanza veloce su quelli che sono i trend passati. Purtroppo, quello che già veniva citato dal dottor Pascolo della Camera di Commercio di Udine Pordenone è la conseguenza di tutto quello che è accaduto qua, perché noi abbiamo fermato interi settori che di colpo hanno ripreso agli stessi ritmi di prima, portando ovviamente dei grossi problemi a livello di materie prime. E tantissimi settori sono in short. Su certe materie prime noi abbiamo avuto una registrazione di un aumento prezzi del 25% in un mese, che è qualcosa di estremamente pesante e difficile da gestire. Tant'è vero che addirittura qualcuno si sta chiedendo se in qualche modo questa frustata che stanno vivendo alcuni settori dell'economia, perché attenzione, parliamo sempre di alcuni settori, non sia addirittura da controllare in qualche modo per non rischiare un contraccolpo di natura diversa. Attenzione, guardate i servizi invece. I servizi nel 2020, questo è parte dal 2002, questa curva sempre su base Istat, vedete la curva blu è il totale fatturato del comparto dei servizi e vedete che è molto più stabile rispetto a quello che è stato il fatturato industriale. L'andamento è completamente diverso. C'è stata la battuta d'arresto, adesso ci si sta chiedendo come
questo settore starà iniziando a riprendere. Vedete anche altri settori, come sempre nell'ambito dei servizi, la curva arancione sono i servizi di informazione e comunicazione, hanno un andamento simile, ma sono sempre costanti, ma hanno perso molto già negli anni precedenti e per assurdo hanno subito di meno il contraccolpo nell'anno del 2020. Un ultimo esempio, vedete le vendite al dettaglio che hanno da un certo punto di vista un andamento più isterico, però al tempo stesso con delle variabili, con una variabilità più contenuta. Questo anche legato al fatto chiaramente della supply chain che nell'ambito industriale può fornire un effetto un effetto di accumulo, quindi un effetto stock che permette di avere delle frenate più brusche per poi delle riprese. Vedete che nella vendita al dettaglio il contraccolpo, guardiamo una linea blu che è quella generale, è stato notevole. Se guardate tutti quelli che sono i beni non alimentari, l'incidenza del contraccolpo del 2020 è stato molto più chiaramente forte. Attenzione, guardate come anche specialmente in quelli non alimentari, la loro curva di reazione è molto veloce e molto reattiva nei confronti delle variazioni legate agli aspetti pandemici. Vedete questa sorta di W che si viene a creare proprio in conferma di dove ci sono stati gli ulteriori lockdown preventivi dal punto di vista pandemico. Gli alimentari, che sono la curva grigia, hanno vissuto una dinamica tutta loro che continua a essere anche nei primi mesi del 21 ancora in crescita. Quali sono i punti di sentiment per il 2021? Questi sono articoli che abbiamo preso proprio dalle rassegne stampa di questi giorni, dove viene evidenziato quello che già veniva citato, quindi le costruzioni, un'impennata molto forte già a marzo, chiaramente il dato del 74% rispetto al marzo dell'anno scorso va valutato in considerazione di cosa ha rappresentato marzo del 2020, però indubbiamente questo incremento repentino ha tirato le supply chain del mondo edile in maniera molto molto forte. Tanto è vero che alcuni materiali, si parla di riapprovvigionamento a 6 mesi, che è qualcosa effettivamente di molto impegnativo. Crescono gli export, anche se in realtà i nostri import stanno aumentando di più, quindi il nostro saldo commerciale perde in questo momento rispetto al come variazione incrementale. Abbiamo un primo trimestre esplosivo per la produzione industriale mondiale, quindi tutto inserito in questo nell'ambito di cui abbiamo appena parlato. Attenzione però che già al 1° giugno 2021 si inizia a dire, attenzione, guardate che però alcuni settori come l'automotive recupera in Italia, però è ancora sotto del 30% rispetto al 2019. Quindi ci si sta iniziando a chiedere quanto queste crescite saranno consistenti, anche se molti danno segnali positivi. A parte i megatrend, quindi, che sono evidenti, megatrend definiamo quelli che sono gli andamenti generali, è chiaro che se vogliamo parlare di ripartenza e di cosa fare per coglierla, dobbiamo entrare settore per settore. Infatti, ogni settore reagisce diversamente. Molto spesso, come abbiamo visto nelle curve precedenti, addirittura si evidenziano pesanti differenziazioni anche all'interno dello stesso settore. Quali sono i fattori del cambiamento? Anche qua abbiamo preso degli esempi. Quando parliamo di fattore del cambiamento, noi cerchiamo di capire cosa cambierà rispetto alla nostra comfort zone.
cioè a come eravamo abituati a lavorare fino adesso. E questa è una domanda che chiunque faccia impresa, indipendentemente dal settore, e come già evidenziato anche chiaramente le pubbliche amministrazioni, dovrebbero chiedersi. Perché alcuni correttivi, alcune situazioni che sono state prese nel 2020 a fronte dell'emergenza pandemica, dei provvedimenti di lockdown, probabilmente rientreranno. Però ad ogni modo qualche cambiamento che è stato attivato diventerà permanente o cambierà comunque il nostro modo di fare, di comprare, di produrre. E questo vuol dire che per stare al passo non potremo più replicare esattamente la forma di impresa che avevamo in precedenza, almeno di non essere su uno di quei tre fortunati che stanno già viaggiando di buon passo, ma in qualche modo dovremmo ripensare qualcosa per riuscire a adeguarci al cambiamento. Uno dei punti forti, tanto, ma sono solo alcuni esempi questi chiaramente, è quanto riguarda lo smart working o home working come viene chiamato in certe situazioni, adesso non voglio entrare nei dettagli, però il 94% dei lavoratori che l'hanno applicato dicono che fa risparmiare molto tempo. Ovviamente, specialmente tutti quelli che devono muoversi per arrivare in ufficio. Poi potremo entrare a segmentare questi aspetti, quindi parlando di ufficio oppure di fabbrica, parlando di produzione oppure di commercio, perché chiaramente l'impatto è stato diverso per ogni singolo settore, però la domanda che noi ci stiamo ponendo insieme a molte amministrazioni, insieme a molte imprese, ad esempio, è cosa succederà ai centri cittadini popolati da uffici nel momento in cui le persone decideranno se vorranno di lavorare da casa. Twitter, che è un esempio americano, ha già deciso che i dipendenti che vorranno potranno continuare a fare un working per sempre e molte aziende, anche le grandi dimensioni, stanno già facendo questa scelta anche in Italia. Ovviamente questo vuol dire che tutta la filiera, tutto il mondo che interagiva dal punto di vista business con queste aziende dovrà riprogrammarsi o dovrà capire se da questo cambiamento nascono delle opportunità per poter sfruttare la situazione. Un esempio analogo sono le nuove tecnologie digitali. Qua è stata presa, abbiamo preso una dichiarazione della Coldiretti di Venezia, dove dicono che le nuove tecnologie digitali verranno applicate in maniera pesante in agricoltura e quindi forse l'agricoltura è uno dei settori dove l'impatto di tutto quello che è 4.0 potrà avere veramente un effetto notevole. Perché basta pensare ai droni che verificano in volo lo stato delle colture, ai sistemi informatizzati di sorveglianza per irrigazioni e fertilizzanti, le trappole ecologiche contro i parassiti dannosi o la blockchain per la tracciabilità degli alimenti. Qua si aprono tutta una serie di nuove modalità di fare impresa per fornire queste esigenze che in qualche modo non sarà in qualche modo si possono andare a cogliere, anche se i gap da superare sono ancora evidenti. Pensiamo all'e-learning, in questo caso non parlo dell'aspetto didattico delle scuole, dove si parlava di data, ma parliamo della formazione aziendale, un settore dove molte aziende di servizi sono attive. Tutto il mondo dei convegni e via dicendo, le aziende, da una recente indagine, hanno già dichiarato che adotteranno un cosiddetto approccio blended, quindi in qualche modo faranno sia e-learning sia formazione in aula. Però parlando con delle multinazionali, ho avuto la possibilità di verificare i risparmi che hanno avuto grazie all'e-learning e questo è un argomento sensibile per loro. Poi potremmo discutere, e qua ci sono varie opinioni, se l'e-learning ha la stessa
efficace o meno rispetto alla formazione d'aula, giusto per fare degli esempi. Un'ultima cosa, una cosa interessantissima secondo me è sul vendere online, sulle vendite online, dove in qualche modo l'evoluzione è appena iniziata. I dati interessanti che abbiamo avuto vanno dall'esempio della piccola impresa, parlo del consorzio di produttori locali o anche addirittura non consorziati, quindi in qualche modo una semplice cooperazione spontanea che ha portato i produttori del settore dell'agricoltura, dell'allevamento a fornire i propri prodotti via internet durante il periodo del lockdown, che erano convinti di chiudere questo sistema a fine del lockdown, e invece si stanno accorgendo che le vendite stanno continuando a crescere proprio per questo aspetto a costo zero, a chilometro zero, anche dopo che le attività sono state riaperte e stanno continuando, hanno continuato per tutto il 2020 e continuano positivamente anche nel 2021. Per non parlare della grande distribuzione, dove ci si è accorti che in realtà le vendite online incrementano in maniera proporzionale, ancora in modo più incisivo, nel momento in cui sono accompagnati di una vendita, della vendita offline. Quindi si sta studiando quale sarà la nuova modalità di vendita quando si parla di omnicanalità, con quindi un'integrazione molto forte tra quello che è il mondo online e il mondo offline, dove in poche parole la persona potrebbe decidere di acquisire informazioni online e poi di acquistare offline, quindi nel negozio fisico, o viceversa, o in un'altra maniera ancora che adesso non siamo in grado di definire. Per cui tutto questo, secondo noi, porterà a una rivoluzione nell'ambito anche del commercio al dettaglio, delle opportunità che si stanno aprendo dal punto di vista digitale. Non sarà facile, o perlomeno capire, bisognerà essere veloci per riuscire a capire come cogliere queste opportunità, perché la contropartita potrebbe essere l'esclusione del mercato, cioè se noi replichiamo il nostro modello di business esattamente come abbiamo sempre fatto, potrebbe essere una scelta molto pericolosa. Quando quindi noi, tutto questo per fare una breve introduzione, una breve, scusate, neanche tanto breve, diciamo per fare un'introduzione, per mettere a punto tre elementi. Se vogliamo capire come adeguarci al cambiamento, dobbiamo ricordarci quindi, in primis, di analizzare settore per settore, situazione per situazione, perché non possiamo pensare di leggere quelle che sono le indicazioni generali e applicarle tout court al nostro settore di business. Quindi deve essere un'analisi più dettagliata, che molto spesso deriva proprio dall'esperienza che facciamo ogni giorno all'interno delle nostre imprese, indipendentemente dalla dimensione aziendale. Quindi coinvolgendo in questo anche le piccole e medie imprese che di solito sono molto brave ad essere reattive. E secondo noi nel momento in cui crescerà la fiducia dei consumatori, vedremo come le piccole e medie imprese riusciranno a reagire sul mercato, sperando ovviamente che non abbiano ostacoli di altro genere, di natura normativo, burocratico o via dicendo. Una volta che abbiamo fatto, quindi che abbiamo cercato di analizzare quella che è la nostra situazione in particolare e del nostro settore, dobbiamo andare a capire come innovare. Innovare per noi, in realtà, rubo una definizione al nostro direttore scientifico Adriano Samuini, dice: l'innovazione in realtà è un cambiamento andato a buon fine. Quindi l'innovazione è proprio quel qualcosa che ci permette di riuscire ad adeguarci al cambiamento esterno. Se noi non innoviamo, non riusciamo a restare a bordo, a cogliere quelli che sono i trend che vanno, che in questo momento sono stati esasperati
Cioè siamo andati da una velocità buona a zero per poi riaccelerare, per poi fermarci, per poi riaccelerare in maniera violenta. Quindi l'innovazione deve essere alla base di quello che stiamo dicendo. Innovazione pervasiva, diciamo noi, cosa vuol dire? Innovazione che pervade l'azienda, è una mentalità, è un approccio che ci porta a dire studio. Per potermi adeguare a quello che sta succedendo e andare a cogliere queste opportunità. È una cosa banale, però è come dire: attenzione, guardiamo avanti, non guardiamo a quello che siamo abituati a fare in questo momento. È pericoloso, potrebbe risultare veramente deleterio. E sono ben conscio. Quando faccio queste affermazioni, di quella che è la difficoltà ad uscire da una comfort zone, perché l'esperienza per noi a livello lavorativo è stata una pietra miliare. Ci dicevano: più lavori, più hai esperienza, più sei bravo a fare qualcosa. Andavamo a replicare dei modelli che ormai sono diventati talmente nostri che lo facciamo in maniera quasi inconscia. Però, se vuoi guidare una macchina, devi guidarla guardando avanti, non guardando lo specchio retrovisore. Perché se guardi lo specchio retrovisore, le cose funzionano solo se la strada è dritta. L'unica cosa di cui noi siamo sicuri è che in questo momento non ci sentiamo di dire che la strada sarà dritta. Potrà essere in salita, potrà essere in discesa, però sicuramente avrà molte curve e bisognerà essere attenti a quello che si va a fare. Nella pratica l'innovazione pervasiva vuol dire concentrarsi su dei fattori, può essere l'innovazione di prodotto, quindi può essere la volontà di andare a innovare qualcosa sul nostro prodotto per adattarlo a quello che sta cambiando, a qualche intuizione che abbiamo avuto. Ho parlato con un ristoratore molto in gamba, che era stato uno dei primi a sfruttare in maniera intelligente durante il lockdown la consegna a domicilio e tutte queste cose qua, e si vede la forma mentis che lo porta a guardare avanti, perché lui dice: benissimo, io ho adesso parlavamo ancora prima degli ultimi cambiamenti, quindi posso avere i tavolini all'esterno, ma sto già studiando come riuscire a fare un packaging dei pasti il più possibile adatto agli operai che dovranno lavorare sui cantieri. Perché se evidentemente tutti i cantieri stanno riprendendo, che si tratti di grandi opere piuttosto che di ecobonus e via dicendo, chissà se riesco a trovare una forma per trarne vantaggio dicendo: vado a riferirmi proprio a quel segmento di persone che sono impegnate in questa tipologia di lavoro. L'innovazione di processo, abbiamo visto prima gli esempi nel mondo dell'agricoltura, ma all'interno di questo ciclo di webinar ne vedremo parecchi. Avete l'occasione di vedere la LEF, quindi la Lean Experience della zona industriale di Ponte Rosso, dove si può verificare come una fabbrica cambi, che può essere un'ispirazione, chiaramente lì stiamo parlando di livelli notevoli di innovazione, però proviamo a pensare: quando un cliente entra nella nostra azienda, se siamo un'azienda al dettaglio, piuttosto che qual è la nostra filiera nel caso in cui ci troviamo in una situazione business to business, posso cambiare qualcosa nel processo per agevolare determinate situazioni? Provate a pensare alle precauzioni Covid. Sono state una innovazione di processo violenta rispetto a quelle che erano le nostre abitudini, e questa continuerà per un periodo, non solo nell'ambito Covid. Dovremmo essere più abituati a cambiare quello che è il nostro processo di, chiamiamolo, lavorazione. L'innovazione organizzativa: posso cambiare qualcosa nella mia organizzazione per riuscire a migliorare la mia situazione? Metto in discussione anche come sono organizzato per capire se posso andare a sfruttare determinate opportunità e ad evitare certi rischi. L'ultimo, attenzione all'innovazione commerciale: anche la vendita può essere
un vettore di innovazione all'interno dell'azienda. Ovviamente questi che noi abbiamo preso come spunti tutti insieme ci fanno parlare di innovazione pervasiva, perché è un concetto di innovazione che deve uscire dal reparto di ricerca e sviluppo nella grande azienda e deve uscire dalla testa dell'imprenditore visionario nella piccola azienda, deve essere qualcosa che pervade la nostra azienda. I grandi cambiamenti avvengono, sono come la scossa di terremoto, sono come i cerchi concentrici all'interno di un lago quando lancio un sasso, però attenzione che a seguito del grande cambiamento ci sono tanti micro cambiamenti che portano le situazioni ad assestarsi nel lungo periodo. Allora, io all'interno della mia azienda, all'interno della mia impresa, devo mettere più sensori possibili a questi piccoli micro cambiamenti per riuscire a coglierli e a innovare per sfruttare quell'occasione. Questi sensori sono tutte le persone che lavorano con me, che possono essere 3 o 300, non cambia molto. Se ognuno di loro sa che può percepire un cambiamento, allora porta valore aggiunto all'abilità di cambiare, alla resilienza dell'azienda stessa, indipendentemente dalla dimensione. È proprio una forma mentis che noi chiamiamo innovazione pervasiva, perché in qualche modo, lo ripeto, adesso noi dobbiamo andare a cogliere quelli che nel mondo anglosassone chiamano i baby steps, i passettini dei bambini. Ci saranno tante piccole variazioni che creeranno delle opportunità. E noi dobbiamo pensare di andarle a prendere. Tutto questo ovviamente ha un impatto diffuso su tutte le funzioni aziendali. Non possiamo pensare che sia dedicato a una funzione aziendale unica. Ho usato il termine funzione aziendale per comodità, ma lo stesso discorso vale per le piccole e medie imprese, quindi anche le aziende di ogni dimensione. Velocemente, quali sono gli step che dobbiamo fare per andare ad affrontare l'innovazione? Individuare il nostro potenziale innovativo, cioè capire dove effettivamente possiamo essere bravi a cambiare. È una verifica sostanziale, questa è la parte sostanziale, nel senso, mentre prima guardavamo quello che eravamo bravi a fare, adesso dobbiamo capire quello che siamo bravi, dove possiamo cambiare per andare a prendere questa. A cogliere questa situazione. Dopodiché, tutto questo deve essere rappresentato correttamente. Questa è una verifica formale. Nelle piccole e medie imprese vuol dire attenzione, quando cambiate le carte in tavola, fatelo parlando con i vostri consulenti, commercialisti e via dicendo, affinché tutto sia in regola, perché al giorno d'oggi tutto questo ha un peso. Le 3 domande a cui dobbiamo porci dopo per fare questo piano per adeguarci al cambiamento: come viene finanziata la nostra innovazione, come viene gestita e come crea valore? Questa è la domanda fondamentale. Come riusciamo a creare valore attraverso quello che noi pensiamo di cambiare? Velocemente, quali sono le opportunità di finanziamento? Vado a chiusura per lasciare spazio eventualmente a delle domande infine. Cosa vedremo all'interno di questo ciclo di webinar? Ci sono tutti quanti i fondi delle regioni, nel nostro caso la regione Friuli Venezia Giulia, con tutti quelli che sono i fondi a gestione diretta e a gestione indiretta, quindi la legge sviluppo impresa, piuttosto che quelli che sarà la nuova programmazione 2021-2027 dei fondi europei gestiti dalla nostra regione. Ci sono molte azioni di Invitalia, quindi questi sono strumenti nazionali come lo Smart Start, Smart Money, no, nuova impresa a tasso zero. Sono tutte iniziative che sono rivolte alle nuove imprese per cercare di dare vita a nuove aziende. C'è l'Unione per i più strutturati, c'è tutto l'ambito dell'Unione Europea che sta iniziando a muoversi in maniera importante.
Il piano di transizione 4.0 che sta avendo risultati molto positivi su alcuni strumenti, se pensiamo i dati ancora informali delle Confindustrie nazionali dei beni strumentali dicono che prevede che al momento stanno registrando negli ultimi mesi un aumento del 50% rispetto ai mesi dell'anno scorso, che è un aspetto significativo, vuol dire che gli investimenti si stanno iniziando a muovere. Altri strumenti stanno venendo un po' revisionati, come il credito d'imposta per la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e il design. Altri devono essere ancora scoperti, come il patent box, quindi ci sono molti aspetti interessanti. Il piano nazionale di rilancio e resilienza, di ripresa e rilancio e ripresa è un piano importante, vede degli importi di gioco notevoli. Ci si sta muovendo, ma i giochi non sono ancora fatti, quindi in qualche modo anche capire dove verranno orientati questi fondi è un aspetto fondamentale. Ci sono aperto oggi, 3 giugno, tutto quello che riguarda il mondo SIMEST, quindi il mondo dell'internazionalizzazione, fino ad arrivare a quelli che sono i specifici assi dei programmi transfrontalieri, dove gli enti pubblici e la pubblica amministrazione, vista la ricaduta territoriale che questi progetti devono avere, possono giocare un ruolo fondamentale. Ecco, tutti questi aspetti verranno sviscerati con degli esempi pratici, vedendo chiaramente anche le indicazioni normative, ma cercando di portare la discussione sul tavolo virtuale nei prossimi webinar che ci accompagneranno lungo tutto il percorso del PMI Smart Desk versione 2, secondo anno. Io ho terminato, stacco la condivisione e rilascio la parola a Savoini, dottor Savoini, per quello che riguarda la chiusura. Bene. Vediamo se ci sono delle domande dai partecipanti. Qui all'interno della chat al momento non vedo commenti. Se c'è qualche curiosità, qualche domanda, la potete porre direttamente attivando il microfono ai relatori. Posso, credo sia stata un'esposizione molto interessante e puntuale. Le risposte, bisognerà anche trovarne qualcuna in più e credo che il tempo ci starà con il fiato sul collo per trovare queste risposte, per implementarle, far sì che diventino efficaci poi, perché le migliori idee per diventare efficaci devono essere applicate. Concordo perfettamente. Analizzarle, scoprire, è stata fatta una serie di interventi, di puntualizzazioni molto pregnanti, alle quali dovremo tutti quanti dare delle risposte per quello che gli compete. Certamente sarà uno scenario impegnativo quello che ci vedrà nel prossimo futuro. Sì, mi ricollego, concordo. Devo dire che il primo pericolo da superare è quello di molte imprese tendono a sposare il trend di quel momento, quello di cui siamo convinti in quel momento in maniera generale. Invece in questa situazione si è visto che ogni settore, ogni situazione è particolare, quindi bisogna passare all'attuazione in maniera personalizzata, passato il termine. Sì, vanno aiutate le imprese perché specialmente alcuni settori riprendono bene, no? Poi dovremmo fare i conti invece tra un anno o due con la stabilizzazione del post-Covid. Ed è qua che ci giochiamo una partita importante, tutti gli stakeholder devono impegnarsi su questo per aiutare le imprese ad affrontare quei momenti. L'impresa
passato da un anno di stop, stop and go, se ne andava bene, e adesso c'è lavoro, il lavoro riparte, pensano a quello, giustamente anche. Compito invece degli stakeholder che vengono riuniti in questa serie di incontri è quello di creare le condizioni perché un domani le imprese siano, se posso usare un termine, vaccinate a quello che le aspetterà con la stabilizzazione del mondo che avremo dopo il Covid. Posso fare un intervento? Sono Franco Scolari. Prego, ingegnere, prego. Ciao, una volta mi chiamavi Franco, Questione di ufficialità. Senti, l'ufficialità in momenti come questi e soprattutto tra gente che ha l'ansia, io sono ansioso di anticipare il domani perché il domani è molto migliore dell'oggi. Se poi guardiamo appena appena indietro, dico ieri faceva schifo e quindi domani è certamente migliore. Trovo un lungo elenco totalmente esaustivo fatto da Stefano degli incentivi della finanza agevolata eccetera eccetera e commento: di soldi ne avremo uno tsunami, punto esclamativo. Mai successo, un casino, 7 o 8 finanziarie all'incontrario, anziché prelevare 30 miliardi ne abbiamo 210. Bisogna avere, l'ha detto Draghi quando è stato insediato e io l'ammiro e ci rimetto tanta fiducia, ci vuole coraggio imprenditoriale, coraggio per fare delle cose diverse, per fare quelle cose che Stefano ha detto si chiamano innovazione, e cioè prodotti, processi, organizzazione diversi da prima che creino valore. I soldi li troviamo, gli specialisti ci sono, siamo concentrati, però se non c'è il coraggio dell'imprenditoria, come c'era, l'ha detto ieri Mattarella, nel 46, eccetera, eccetera, buttiamo via un'occasione fantastica. Io ho ansia e passione messe insieme. Presidente e consigliere Pascolo, scusami, però tanto mi conosci. Sempre pungente. No, non è mica una puntura, è un'ansia mia. Fatemi lavorare di sabato e domenica. Cioè, tiriamo fuori idee, tiriamo fuori progetti. Non possiamo traccheggiare. Come verranno distribuiti questi 200 e passa miliardi nel concreto? Ma, attenzione, sappiamo perfettamente come non verranno distribuiti. Se non ci saranno progetti cantierati, non ce li danno. Certo. Questo è certo. Poi se saranno progetti buoni o molto buoni, segniamoci col gomito. Però quelli non cantierabili, cioè quelli che non trovano attuazione, quelli lì sono già scartati, ce l'hanno detto tutti. Se c'è qualcosa che assomiglia a un sussidio, ma viene scartato, ma certamente. Franco, giustamente. Perché... Mamma mia, fine dei sussidi, fine. Adesso ci vogliono palestre aperte di mercato. Bisogna andare a sgomitare perché chi ha gettato le materie prime sta andando a una velocità straordinaria. Ci sono oltre 10 punti di delta PIL tra la Cina e gli Stati Uniti, 12 tra la Cina e l'Europa, 12 di differenza anno su anno, perché loro fanno più 4 e noi facciamo meno 8. E questa è la realtà di oggi. Quindi chi non ha voglia di correre, non lo so, parlo industrialmente, si mette da parte, non sia una zavorra. Vabbè, io mi sono scaldato, ma così metto un po' di pepe per il prossimo incontro. Scusami Guglielmina, nell'ufficialità ti chiamo anche assessore
Grazie, gentilissimo. No, sono sempre molto interessanti i tuoi interventi e se posso così collegarmi a quanto hai appena detto e anche a quanto ha affermato prima anche il presidente Pascolo, cioè vorrei dire che creare le condizioni per affrontare ciò che sarà l'economia e il mondo produttivo industriale post-Covid significa anche avere coraggio, come hai detto tu, e anche io direi essere pronti a quel cambio di paradigma, che significa anche avere coraggio, e quindi è che è un po', diciamo, il fil rouge che sottende a tutti questi incontri e che sono fondamentali per poter sopravvivere in un nuovo mondo, come ho detto prima, industriale, economico e produttivo. E questo è il focus proprio del ciclo dei nostri incontri. Ringrazio anche il dottor Puissa per l'interessante approfondimento sul tema, appunto, cambiamento e ripresa, e quindi anche che ci ha dato una vision, diciamo, verso un approccio proprio innovativo al cambiamento. Quindi abbiamo dato il via, abbiamo aperto questo ciclo di incontri che io spero potranno approfondire i contenuti. I singoli contenuti, i temi, le tematiche che sono tutte estremamente interessanti e di assoluta attualità nel corso appunto dei successivi incontri. Quindi ringrazio gli ospiti, ringrazio i relatori e al prossimo incontro. Grazie, Ciao. grazie Assessore. Ricordiamo che il prossimo incontro si terrà martedì 8 giugno, sempre alla medesima ora, alle 17:30. Bene, interrompo la registrazione dell'evento e ringrazio tutti.